ben ritrovati dal vostro Bruno Longhi qua sul canale del signor Maggiano. Siamo qua oggi con la partita della nazionale italiana FIFA 13, partita valevole per le qualificazioni ai mondiali del Brasile 2014. Salutiamo Niki intanto, che va offline. Tra l'altro, mentre noi stiamo registrando questa partita FIFA 13, io e il signor Albano, che tra poco arriverà qua a commentare insieme a me, qua. Mentre stiamo registrando la partita, manca un'ora e mezza circa all'inizio della partita, dunque un paio d'ore diciamo all'inizio della partita, dunque il video verrà caricato molto probabilmente dopo la fine della gara. In ogni caso noi la facciamo lo stesso qua, l'inno italiano. È sbagliato, è già la fine qua. Siamo sì. Intanto ci ha raggiunto anche il nostro amico Albano Carrisi. Grazie Albano di averci raggiunto. Ricordiamo che il signor Albano giocherà insieme al vostro Bruno Longhi nella nazionale italiana. Cerchiamo di non fare cazzare, ovviamente la Bulgaria. Dunque le foto prima dell'inizio di questa gara. Adesso andremo a vedere le formazioni. Dobbiamo vincere contro questa Bulgaria di merda qua. Vediamo anche la realtà. Buffon, Abate, Barzagli, Chiellini, Balzaretti, Montolivo, Pirlo, De Rossi, Giovinco, Balotelli e Diamanti, addirittura tre punte. Che cazzo di panchina c'è l'Italia? Tre centrocampisti e tre punte, un modulo simile, diciamo che Prandelli usa due punte. Mentre invece la Bulgaria risponde con Mikhailov in porta, Manolev, Bodurov, Ivanov, Minev, Gazev, Diakov, Minev, Samov e l'attaccante che non siamo riusciti a leggere. Ha letto il nostro amico Albano per noi. Ma che ho letto? Ma che scherziamo? Lo sono perso anch'io. Ma Bruno, vaffanculo, è il capitano, il capitano della Bulgaria, quello che non siamo riusciti a dire. Adesso prima o poi lo diciamo, Montolivo sbaglia questo passaggio, ma c'era già fuori gioco di Giovinco. Già fuori gioco sono andato. Minev alla battuta, colpo di testa in avanti, c'è ancora la Bulgaria con Popov. Popov, Gazev. Ma chi è? Gazev cerca di girarsi con la Gazev, il pallone per Diakov. Ricordiamo a tutti che l'Italia poi giocherà contro la Repubblica Ceca martedì e che forse lunedì avrà un video ovviamente la partita nazionale italiana. Mamma mia, è subito occasionissima per la Bulgaria. Qua abbiamo rischiato, ma Bruno stai un po' più attento. Il capitano molto probabilmente dei Bulgari sbaglia un gol facile. La palla per Balzaretti dietro a Gigi Buffon. Stai un po' più attento Bruno, abbiamo rischiato di pigliarci al già culo. Balzaretti per Diamanti per De Rossi, attenzione De Rossi, il pallone di nuovo per Diamanti, attenzione, Diamanti mette dentro, muovo il pallone per Daniele De Rossi, cerca di fermarsi De Rossi, parte questo cross, viene deviato. Vaffanculo, guarda che ruba. Riesce a recuperare il pallone. Tra l'altro non sappiamo se il portiere è quello di USA 94, ma non crediamo perché. Ma come fa a essere quello? Pallone di Diamanti, dice Bruno, ma forse è una mummia, ci avrà 90 anni, quello del 94. Jacob. Era quello là che gli aveva fatto due gol Roberto Baggio, se non sbaglio. Pallone ancora a centrocampo dove Diakov mette il pallone a favore di Popov per Mikanski, cosa che sia. La palla poi è per Abate. Era sempre quello che ci siamo dimenticati di leggere. Giovinco, il pallone per Balotelli. Attenzione Balotelli, c'è Giovinco che sta scattando. Balotelli. Dai, dai bene questi palloni, anziché guidare solo bene le Ferrari. Vaffanculo. Viene salvato in una qualche maniera dal calcio d'angolo dal difensore bulgaro. Questa Bulgaria è chiusa come la Germania, ma che è? Giovinco mette fuori questo pallone, non c'è assolutamente nessuno. Italia che sta facendo fatica nonostante si giochi contro la Bulgaria. Diakov. Speriamo che almeno nella realtà riusciamo a fare qualcosa in più. Giovinco. Finora qua stiamo facendo schifo. Balotelli, il pallone dentro. Forse c'è una spinta ai danni di Diamanti. Ma che roba, sto stronzo di abbio, ora la farò tutta la vita. Viene anticipato ancora dai bulgari. La Bulgaria gioca come il Brasile, ma che roba. Sarmov cerca di girarsi, ancora Sarmov, ci abbatte su di lui il pallone. Dentro ancora per Mikanski, c'è Piero su di lui, questo traversone, Buffon. Gigi subito con la mano, capitano mamma Gigi. Mia Montolivo, mamma mia, Italia che fa pareggio. Infatti, dico anch'io mamma mia, Bruno, magari per dire frasi. Balzaretti riesce a giocare questo pallone che poi
viene recuperato da Gazzev, il traversone, c'è ancora Buffon, e poi c'era forse anche una spinta di quello stronzo di Bulgaro. Per ripartire l'Italia, Diamanti, attenzione, Diamanti viene trattenuto, c'è il calcio di punizione. Ma questo non è cartellino giallo? Siamo giunti al 34esimo del primo tempo. Daniele De Rossi, pallone, attenzione, Super Mario, mette dentro, ancora per Daniele De Rossi, cerca di girarsi, non trova lo spazio per il tiro, ancora Daniele De Rossi, però poi un tiro, la palla con le navi, vabbè, ma qualche uomo dovuto questi qua, ma che è? Che riesce poi a liberare, meno male che abbiamo messo tre punte qua, che se ne mettevamo due, invece ci pigliavamo il gol ancora prima, ancora Juventus, il pallone per Montolivo per Balotelli. Balotelli per De Rossi, attenzione ancora Daniele De Rossi, cerca sempre lo spazio per il tiro, Daniele De Rossi prova il gran tiro, sì, ma che il paratone di Michael, ma fanculo Dio, ma sto cazzo di pelato che farà per la ma non è possibile, questo meritava di entrare, va a sfiorare alla destra di Mikhailov battuto, e vabbè, ma non è possibile, però sempre 0-0 quando sta per terminare il primo tempo. Pallone ancora in avanti, il tocco di Balzaretti, c'è Balotelli è una scazza, guarda che ruba, che poi vede subito Balzaretti che la mette in mezzo di prima, non c'è nessuno, allontana ancora la Bulgaria, andiamo avanti così ce lo pigliamo il gol, come degli stronzi. Minev, e poi ancora il pallone indietro, Spagna, non sembra Bulgaria, guarda che ruba. Sino Albano non è di grande aiuto fino a questo momento. Ma vaffanculo di noi, lui deve partire un po'. Attenzione Manolev su di lui, Daniele De Rossi. Manolev mette in mezzo questo pallone toccato che gare, che dovete fare? Fate gli attori. E poi quando Balotelli poteva lanciare Diamanti, infatti, quello doveva attaccare. Fischia alla fine del primo tempo, 0-0, un deluso Montolivo. Che deluso, è incazzato, il pallone l'ha fatto il signor Mikhailov, che ha salvato la Bulgaria più di tutto. Ma infatti ha fatto un paratone senza tempo. Quindi partiti con il secondo tempo, immediatamente ovviamente questo FIFA 13. Vediamo tutti che a giorni verrà rilasciata la demo FIFA 14. Quindi dovrebbe essere il 10 di settembre, quando andiamo a radio, dovrebbe uscire anche quella di Giovinco per Balotelli, Balotelli per Montolivo, Montolivo, Giovinco. Attenzione Giovinco, prova FIFA 14, a girarsi, niente da fare, un po' parte ancora questo, Popov, la Bulgaria, palla in aggiornamento dei giocatori, non ci sarà qualche miglioria, speriamo tutti quanti di dire. Alla ricerca del gol del vantaggio. Quanto sta cazzo di Bulgaria, ma che è? Il pallone viene toccato da Balotelli che resiste, ancora Balotelli. Bravo Super Mario, dai, fai qualcosa tu, ma va a fanculo, ma sono uno stronzo, in malo modo da Super Mario, e poi ancora, la Bulgaria comunque ben organizzata. Sarmov, tocco dentro, un'Italia molto offensiva, palla di nuovo a destra dove c'è Minev, attenzione Minev, prova a mettere il pallone nel rigore, c'è questa deviazione, pallone facile per Buffon, il rinvio di Gigi, bravo Gigi, a centrocampo la Bulgaria fa di nuovo suo il pallone, un altro colpo di testa, non in nessuna maniera, cerchiamo di sbloccare il pallone adesso, Diamanti, la palla è per Balotelli, attenzione Balotelli cerca il pallone dentro, c'è un tocco, Balotelli riesce a toccare, poi il pallone in avanti, forse c'è un fallo su lui, niente da fare, vabbè, ma non dai falli quando deve trovare, pochissimi falli, ed è ancora il pallone in avanti, il colpo di testa con l'estrema calma di Chiellini, Balzaretti taglia la disperata ricerca del gol, Daniele De Rossi, sì, vabbè, però De Rossi per Diamanti cerca l'aiuto di qualcuno ma non lo trova, pallone poi toccato in malo modo di nuovo Bulgaria con Jakov che riesce a ripartire per zero con il Bulgaro, la palla in avanti, c'è Barzagli che tocca indietro di nuovo a Gigi Buffon, Buffon, Chiellini, mamma mia che schifo di partita, ancora 0-0 al 70esimo, Daniele De Rossi, ancora Italia, Balotelli, Balotelli in avanti, il pallone, niente da fare, qua forse c'è anche un mezzo fallo, l'arbitro dice che è tutto regolare, la Bulgaria insiste, la palla è per Sarmon, quindi ci stanno facendo girare veramente i coglioni al sottoscritto e anche al signor Carrisi, non riusciamo entrambi a trovare la via della rete. Vediamo tutti che registriamo prima della partita della nazionale, mi ha fatto scoppiare anche la mia canzone Bruno qua dal nervoso in ritardo,
grazie anche alla connessione del Wyoming qua, che non permette un upload diciamo abbastanza buono. Attenzione, Bruno, ma che stai a dire? Guarda che roba qua, devo salvare io, entra Stoyanov al posto di Minev, vediamo se l'Italia riesce a questo finale. Due giocatori che abbiamo in campo per almeno 4-0 finora. Prandelli non cambia nulla almeno per il momento. Ma che deve cambiare? L'unico da cambiare è lui, mi sa che tra un po' se ne va. Dietro c'è Rode, Balotelli, attenzione Balotelli, dai, potrebbe approfittarne. Diamanti, gran giocata, ma la attira a fare, cretino. Diamanti, entrare di rigore, Diamanti mette buono questo pallone, ce l'ha da Balotelli. Arriva con un secondo di ritardo Super Mario, sarebbe potuto essere l'1-0 della nazionale italiana. Invece niente da fare, la Bulgaria rimane comunque squadra ostica, nonostante tutto siamo all'85esimo. Pirlo recupera un buon pallone, galodiamoci da fare qua, che sono stufo anche di cantare le mie canzoni di merda. Mia, Giovinco, per questo errore, poi ma gli ha dato una comitata, da parte di un giocatore della Bulgaria. Vabbè, ma sto cazzo di arbitro non vedo un fallo, però ma come si fa a giocare così? Il tocco è per, anzi scusate, Rabate, Giovinco, poi il pallone fuori, c'è Balotelli, e al momento del tiro Super Mario viene rimosso. Che cazzo pensa, sono dei manichini Balotelli, che gli difensori di Stambulgari di merda. Che riesce a girarsi Mikanski pericolosamente. Guarda, Mikanski ancora, si riesce a la palla, per cercare il pareggio ovviamente la Bulgaria. Attenzione perché comunque l'Italia ci prova ancora, dai, dentro e ma vaffanculo, pure finita la partita, la partita finisce 0-0 tra Italia e Bulgaria. E dunque ringraziamo tutti per la visione, noi ci vediamo presto con la prossima partita nazionale italiana. Nel frattempo dovrebbe arrivare anche la recensione di The Last of Us del signor Maggiano con ospiti famosi, non perdetela, mi raccomando, vi raccomando e vi consiglio la visione, mentre vediamo intanto il miracolo di Mikhailov, la partita forse la palla più nitida oltre a questa di Chiellini. Bulgaria che ha tirato una volta sola in porta, l'Italia avrebbe meritato qualcosina in più. E dunque poi noi ci ritroviamo ovviamente con la partita tra Italia e Repubblica Ceca. Un saluto dal vostro Bruno Longhi e dal vostro Albano, ciao a tutti.